Buona. Siete? Benisma, bena alossa, vedere Talmud e Torateha, up mitzvoteha, bechukoteha, veolamba e, tiem hayeno, beore fiameno, uvaem nege yomam balaila, beavateha alta ser mimeno, ad nesa, nesa kima. Tutti i film hanno un molto significato, sono proprio pezzi della tua vita, sono epoche. Uno può dire l'epoca di Mignone è partita, l'epoca del grande Cocomero, l'epoca, cioè ogni film è un'epoca della tua vita, quindi io mi immagino che questa sarà l'epoca di lezioni di volo. Ma come te li immagini? Il volo 2 da un lato, ovviamente, il volo 2 da un lato. O gli si siede vicino, o se mettiamo una sedia, questa poltrona qua. Un regista in realtà fa pochi film, fa film, io poi sono abbastanza lenta, tra un film e l'altro ci ho sempre messo parecchi anni, ci metto tanto a scriverli, tanto a prepararli. Cambiano le cose attorno a te, vedi anche che cambia un po' la tecnologia, cambiano i supporti alle macchine da presa, cambia il primo giorno un pochino ti devi adeguare, cambia oggi, è cambiata anche come era inscatolato il cestino. E vedi che insomma le troupe sono abituate a stare sempre sui set e invece tu sei l'unico che arriva ogni 3-4 anni e quindi il primo giorno insomma un po' di cose mi devo adeguare, diciamo più che sorprese un pochino di affanno. Sì. Ti piace studiare? Non mi piace niente, nemmeno le paure dei ragazzi, nemmeno Totti, niente. Ti chiami Apollonio, come tuo nome, ti pare un grande uomo. Sì, ma lo chiamo tutti di pollo. Sai che significa portare questo nome? Lo sai che l'insegna di adesso è uguale a quella di prima, ma non è quella di prima? Che al tempo delle rigirazioni fu strappato dal muro perché portava il nome Apollonio Sermonetto?